Ciao a tutti da Xeltros, ragazzi, eccoci qui di nuovo con Neon White. Riprenderei da dove ci eravamo fermati. Stavamo facendo le missioni, svolgendo gli incarichi relativi all'episodio 3, chiamato superficiale. Ne avevamo fatte 5. Abbiamo preso tutti gli ori e abbiamo preso un po' di regali. Il nostro livello Neon è 82. Comunque, vediamo un attimo qui, proviamo a dare un po' di regali. Torniamo qui nel Neon Bar. Allora, vediamo Raz che dice. Tough mission? How about a glass of refreshing water? On the rocks. No, ma noi ti abbiamo dato il regalo, perché ci dai sempre l'acqua? Ok, allora diamo il regalo a Red. Don't worry. I'm still thinking about that favor. So many things I could make you do for me. It's too hard to pick just one. Ok. Fai con calma, non abbiamo fretta, noi abbiamo un regalo però. Quindi dovrebbe sbloccarci un dialogo o un ricordo. Vediamo. Passi del tempo con Red. Occhio alle schermate nere. Ehi, White, guardami per un secondo. Ho di nuovo la faccia sporca di mangiare? No. No, niente del genere. Sto solo dando una buona occhiata alla tua maschera. Oh sì, è molto da cattivo, non è vero? Ti soddisfa? Cioè, ho visto dei neon con una maschera che era un ammasso di tentacoli schifosi. Perciò direi che sono stato fortunato. Non ti piace? Non direi che non mi piace, ma solo che non so se sia molto adatta. Thoughts? Adatta? È solo che le nostre maschere sono rappresentative del nostro carattere. Pensaci. Violet è tenera e scaltra, come un coniglietto. Yellow è una capra giocherellona. Tu sei una volpe astuta. Kitsune per l'esattezza, ma sì, hai reso l'idea. Ma But per quanto riguarda te, credo che ci debba essere qualcos'altro di più consono. Giusto, tipo un lupo. No, aspetta. Un lupo mannaro. Stavo pensando piuttosto un cagnolino. seriously? Cagnolino. Fila liscio come l'olio. Stai scherzando, non fila proprio. Sono una macchina assassina, non una tenera creaturina che scodinzola in cerca di attenzione e segue disperatamente la sua mamma dappertutto. Va bene, White, come dici I'm a tu. werewolf. Sono lupo mannaro, Red. Bene, me ne sto andando. Aspetta, no, torna indietro, lo devi dire. Dimmi che sono un lupo mannaro, ok? L'abbiamo fatta scappare. Schermata nera, attenzione. Ok, visto che ci siamo, diamolo anche a Yellow. Bro, why didn't you tell me my fly was down at the sermon? Ok, noi non ci siamo proprio andati al sermone. If God saw my underwear. Diamogli un regalo. Qui parte la missione secondaria adesso però, eh? Immagino di sì. Ok. Sunset Flip Powerbomb. Ristretto Sheol o Sheol, ok. In queste missioni secondarie comunque non ci sono medaglie, si deve trovare solo un oggetto chiamato conoscenza liquida, almeno in quella di Red era così. Vediamo adesso se cambia qualcosa. Comunque, facciamocela con calma. Non pensare, quando puoi percepire, fratello. Abilità scarta. Le abilità scarta sono bandite nelle missioni secondarie di Yellow. Ah, non si può scartare quindi. Va bene. E allora come... Si rompe così? Domani mattina forse. Ok. Però possiamo andare qui. Vabbè. Vediamo un attimo il percorso. Questo si rompe, occhio. No, lunghi, lunghi. Ok. Via così.
via così. No, cazzo qua, prende velocità. Allora, occhio. No, no. Bisogna fare un po' attenzione perché palloncino. Qui dove stiamo andando non lo so. Palloncino. Bene. Palloncino. Qui ci arriviamo? Sembra di sì. Ok, palloncino. No. Ok. Giù qui. No, ah, cazzo. Ok, riproviamo. Occhio qui. Ok. Dove stiamo? Ok. Prendilo però perché sennò... No, cazzo, che stavo facendo? Un grilletto facile qui, eh. Ok. Vai così. Occhio qui. Benissimo. Bene. Occhio qui. No, ma quello bisogna ucciderlo con la katana. Perché sennò si rompe il pavimento. Oppure bisogna atterrare su quell'altra piastra di vetro. Ok. Arrivai qui, occhio, non andare lungo o corto perché... Ok. Minimo di velocità, palloncino. Bene. Benissimo. Qui la questione, allora, di katana proprio andiamo noi, no? Ma io mi... L'abbiamo ucciso? No, cazzo. Lì un po'... Non è proprio... Cioè, non dobbiamo prima atterrare sulla piastra e poi... No, sparare parallelamente, perché sennò la colpiamo e cadiamo giù come gli stronzi, chiaramente. L'ha proprio fatto apposta là, eh? E poi noi qui dobbiamo fare le cose in velocità, quindi rimaniamo fregati. Ok. Vai, levati dai coglioni. Bene. Vai così. Vai così. Vai così. Qui adesso, allora, dritto proprio, paralleli. Vai con il salto. Benissimo, benissimo. No, cazzo però, Occhio, bisogna stare attenti quando si prende velocità qui sopra perché ti trascinano e non controlli bene il personaggio, per cui... Occhio perché... Allora, qui... Per dritto, salto. Ok. Occhio qui. Non si vede. Non so dove stiamo andando, signori. Ah, eccoci qua. Bene. Conoscenza liquida. Ok, una dose concentrata di conoscenza liquida. Usala per ottenere informazioni su un'amicizia del passato. Vabbè, qui non ci sono medaglie comunque. Si può migliorare, eh. Diamo la yellow. Che succede? No, ok, riparte sempre lo stesso dialogo. Visto che ci siamo, diamone uno anche a Violet. Ne abbiamo un paio. Ne avremmo un paio, però gliene diamo solo uno. Qui parte un'altra missione secondaria. Ok. Vedete, ne abbiamo due. Bene. Altra missione secondaria.
Gattabuia, sempre nel distretto Sheol, o Sheol. Qui abbiamo solo la katana, signori, eh. Vabbè, usciamo. Vediamo che succede qui. Gioco improvvisato. Sopravvivi sadici ostacoli di Violet per completare le sue missioni secondarie. Ah, ok. Ma che cos'è qua, signori? Ma come li uccidi questi? Fermi, fermi tutti. Stiamo con la katana noi, eh. Allora, saltiamo qui, Vabbè, riproviamo. Via rapido, occhio, occhio che questi... ma qui come ci vai adesso? Morti? Ah. Ok, quindi poi scartiamo qui, infatti, non ci avevo fatto... Ok, ma qui è un po'... Signori. Scarti, poi devi fare il doppio salto, Attenzione che qua non è proprio... Bisogna un attimo prenderci la mano. Ok, comunque... Adesso è un po' più chiara la questione, ok. Bene. Ah, ok, qui bisogna proprio... Qui ci sono i puntoni. Bene. Mamma mia, Violet. Veramente. Ok. Qui. Ci arriviamo qua? Mamma mia. Signori. Qua non è proprio... Bisogna fare molta attenzione, Violet, sei simpatica, però... non si fa così, non si fa così. Allora... Occhio... No, no, abbiamo proprio cannato adesso. Occhio. Bene. Ok. Attenzione. È proprio calcolato tutto al millimetro quasi. Qui è proprio, signori, attenzione qua perché... Madre. Ma dove cazzo andiamo così? Signori, signori, attenzione. C'eravamo. Ok. Ok, occhio qui. Salto. Benissimo, ci stavamo lasciando le penne. Bene. No. Ci siamo ripresi per miracolo lì. Signori, ma qua. Occhio. Vai così. Palloncini. Siamo arrivati? Occhio qui, chiaramente, perché conoscenza liquida. Vabbè, record qui. La prima volta, si può migliorare. Bene, diamo la Violet. Visto che ci siamo, gli diamo anche l'altro regalo. Vediamo che dice.
Ok, questo l'avevamo già visto. Ecco di un altro regalo. Magari ci aiuta a ricordare un po', eh. Ok, vediamo che ci dice. Passi del tempo con Violet. Morirò di noia in questo stupido posto. Svelto White, fai qualcosa di divertente. Cosa sono? Un dannato pagliaccio? Devo fare tutto da sola da queste parti. Oh, lo so. Facciamo uno scherzetto al credente là. È un desiderio di morte o simile? Ho ancora del porridge avanzato da questa mattina che potrei buttargli addosso. Non avrò alcuna idea di cosa lo ha colpito. Sì, cazzo che lo saprà. Non ci si può nascondere da nessuna parte qua. Non ti preoccupare, ho un piano. Appena lo butto dobbiamo guardare altrove e far finta che non è successo niente. Questo è il peggior piano che abbia mai sentito. Sicuramente ci... Oh, issa. Ok, l'ha buttato, vediamo. Sì, l'ho preso. Adesso presto guarda altrove. White si è incazzato. Forse se n'è accorto. Ci ha visto. Tu vieni con me. Ah, hanno preso questo qua. Quello della... della chiesa lì. Aspetta, no, non ho fatto niente. La cattedrale. Ok, quel neon davanti a noi si è preso la colpa. Ben gli sta. Tu ridi, abbiamo inavvertitamente spedito quel neon alla sua tomba e tu ridi. Ah, l'hanno fatto secco, bene. Va bene, è già morto, ricordi? Vabbè, era in effetti. Inoltre, con una tale fortuna, probabilmente non sarebbe sopravvissuto molto. Ok, questo è, diciamo, una filosofia molto conveniente. Forse devi ammettere che è stato esilarante. Sì, ammetto sia stato piuttosto divertente. Sì, stai con me, ti farò sempre divertire. Sei un cattivo esempio, lo sai questo? Schermata nera. Va bene. Torniamo a fare missioni. Anche se io andrei un attimo qui in spiaggia ad osservare l'acqua, vediamo che succede. Ok. Tipo? Next time. Ah, bene, così, ok. Avremo anche un regalo per Mikey, però. Poi glielo diamo. Andiamo qui a fare missioni. Continuiamo un attimo. Questo dice sempre le stesse cose. Qui un l'angelo. I don't wanna go to work. I just wanna fly. I just wanna fly. Ok. Continua missione. Questa dovrebbe essere la sesta. L'episodio 3. Damn. I'm really working up a sweat. Riacco Violet. You're so lucky you don't have big boobs, White. They get it the worst. Okay. You think I don't have things that sweat? Okay, Violet, però non ci provocare perché. Okay. Things? Never mind. Just wanted to say, good work taking out those demons. Hard to believe just yesterday you couldn't even work a gun. Oh, thanks, White. I owe it all to you. Well. Grande, grande. Neon Orange. Chi è Neon Orange? Neon Orange? Mm-hmm. The guy I ran with last mission? He taught me lots of cool stuff. Even a couple secrets of heaven. Allora no, Non va bene così, però. Secrets of heaven, you say? Yep. Too bad he's dead now. Mauled by a demon on day one. Like some kind of noob. Ok. Damn, that sucks. Tell me more about these secrets, though. Oh, I can't stop thinking about it, White. Hot flesh ripped from bone. Blood.
blood painting the landscape a magnificent crimson. Non riesco a non pensarci, White. Carne strappata dalle ossa, sangue che dipingeva il paesaggio di un magnifico cremisi. Violet? What the? Red? Che succede adesso? Sorry, I just couldn't help myself. You look like such easy prey down there. What, are you stalking me now? Didn't realize I was so irresistible to you. Wait, is that Violet? Huh? No way! You must be mistaken. I'm, Dylet. Attenzione, Violet si inizia a comportare un po' stranamente. Presenza di Red. Perché? You can't fool me. I'd recognize those cute little cheeks anywhere. Hey, watch where you're touching. You're so soft, just like a bunny. Get off me, banshee woman. White, help me out here. Hey, Red. Do you want to neg me some more? Okay, White. How's this? If your recklessness gets Violet killed, I'll shoot you for real. Okay. You're not really a neg, but okay, fair. Oh my god, Red, stop! What are you, my mom? I always thought myself the cool older sister type. You know, the kind that helps you open your first IRA. What the heck are you going on about? I'm not a child, you know. I can open up my own damn IPA. Oh, this is fun, bye. Whoops. Ok, attenzione, Violet si è un po' incazzata. Stay still, damn it. Sembra che Red schivi tutti i suoi attacchi. Sì, noi ce ne andiamo perché... un po' troppo infantile, Violet. Devi crescere un altro po' perché al momento non... Allora, trivella. Distretto Paradiso Inferiore. Benissimo. Allora, ovviamente bisogna prima prendere le medaglie, signore. Altrimenti il regalo non si vede, non compare. Quindi noi ce la facciamo piano adesso. Finiamo il percorso, cerchiamo di capire. Poi regalo, ovviamente. No, ci sono gli stronzi qui, eh. Bene. Scendiamo. Allora, qui cos'è? No, questa carta è potentissima, eh. Bene. Questa è quella dello scatto, teniamocela. Bene. Usiamola qui, forse abbiamo fatto una stronzata. Qui c'è un palloncino. Noi dall'alto arriviamo così, proprio di prepotenza. Ah, e finisce così, bene. Vediamo dov'è il regalo. Levati, levati un po'. Non è molto precisa però, comunque. Ah, eccolo. O lo prendiamo questo? Da lì sopra? No, non ci possiamo andare da qui. Possiamo andarci da qui forse. Eccolo qui. Confezione da 6, ok, regalo di Yellow. Ora cerchiamo di prendere l'oro. Ci proviamo, ci proviamo. No, già se facciamo così però. Bene. Ok, qui c'era...
23 secondi. Nemmeno l'argento. L'argento a quanto sta? Ah, 20... per 3 centesimi non abbiamo preso l'argento, eh. Ci avrebbe fatto comodo per il fantasma per poi prendere l'oro, ma... vabbè, riproviamo. Ok. Bene. Vai. No, lui. Non l'abbiamo preso, signori. Forse era oro quasi, eh. Eravamo sui 20 secondi. No, no, no. Qui abbiamo proprio. Abbiamo perso tempo. No, 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 no. Perdiamo tempo così. Questo ci fa perdere un botto di tempo così, eh. Non va bene. Non va bene. Bene. Ok. Cerchiamo di beccarlo però adesso perché 17.53, ottimo. Abbondantemente sotto i 19 secondi, eh. Miglioriamo la nostra classifica, il nostro livello Neon. La medaglia Asso non è poi così lontana, ma immagino ci sia una qualche scorciatoia forse. Contentiamoci dell'oro. Prossimo livello. Canali. Bene. Ok, qui immagino si debba usare moltissimo questa carta. Appunto la carta di elevazione per scattare. Qui ci sono i barili però, eh. Piano piano, la prima volta. Con calma. Vediamo il percorso. Bene. No, dovevamo usarla qui questa carta, forse. Che salta sul barile e poi salta qui, no? Bene. Benissimo. Questi si rompono così. Qui c'è un'altra carta. No, questo è il distributore, signori. Ok. Qui ci si potrebbe... No, si deve per forza scartare. Che è la carta calpesta. Ottima. No, qui si deve proprio... Non ci arriviamo qui. Da qui... Questo ci uccide. Non è molto precisa questa carta comunque. Ah, perché ci sono quei barili però che noi potremmo usare. Perché le catene qui non servono. Vedete questi barili? Ah, ecco, adesso è tutto chiaro. Perché noi non ci facciamo nulla usandoli. Adesso è più chiara la questione. Qui abbiamo, vedete, poi scartiamo. Benissimo, vedete? No. Ecco, adesso è più chiara la questione. Ora scartiamo così. C'è qualcuno? Tutta una questione di barili qui, signori, eh. Però siamo di no, perché qui ce ne sono altri. C'è rimasto un demone, ma quello. Ah, qui si prende velocità anche attaccati ai muri. Ma questo qui? Questo dov'è? Ah, non l'abbiamo preso prima questo. Vabbè. Comunque. Abbiamo studiato un po' il percorso, eh.
Ma se adesso non ci possiamo andare qui? Vabbè. Il regalo lo prenderemo tanto, lo prenderemo. Qui bisogna proprio... nel momento in cui ci stanno per colpire... colpiamo i barili. Anche qui, no? Vedete? Sì, uccidiamo anche lui. Bene. Vedete? Una figata, no? Qui abbiamo sbagliato, però. Ok. Bene. Stiamo perdendo un po' di tempo comunque. Vai così. Ok, adesso ci siamo. Michael. L'abilità scarta. Vabbè, il bronzo. Abbiamo fatto un po' schifo qui. Con questi barili bisogna un attimo farci la mano. Voi lo vedete? Qui facendo così però... ah, eccolo, eccolo lì, signori. Dove è il mirino, no? Ok, quindi l'abbiamo visto bene. Quindi ci vogliono le carte elevazione. Più la carta... la carta viola, non ricordo come si chiami adesso. Non ricordo l'ordine in cui scarta, però quello è il fatto. Ok. Bene. Forse quelle che usiamo. Non scarta quelle che usiamo, proviamo, eh. Infatti, ok, ottimo, ottimo. No. Aspetta, non cadere, cazzo. Non cadere. No, così. Non ci siamo. Uno, due, tre. Bene. Ok, così ci siamo. Il profumo, non è... è quello per Red. Ok. Cerchiamo di arrivare a loro. Qua ci si confonde adesso. Però non è così. No, c'è davanti già. E qui l'abbiamo superato. Bene. Ottimo. Ottimo. Bene. Bene. Occhio qui. 45, 46. Cazzo. Non l'abbiamo preso. Altrimenti era oro, signori, eh. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. C'è davanti, attenzione. Ok. Bene così. Bene. Bene qui. Bene qui. Bene qui. Bene. Cosa abbiamo fatto lì? Vabbè, non si sa. Occhio qui. Benissimo, 46-35. Più volendo si può fare ancora meglio, però. Ci accontentiamo. Miglioriamo la posizione. Ok.
sprint. Ah, questa proprio così, bene. No, ah, li dovevamo scartare. Sbagliato qui. Sbagliato anche qui. Sbagliato un'altra volta. Qui non si deve usare, si deve usare qui. Ok. E poi si scarta. Poi si va qui. Si va qui. Qui abbiamo sbagliato però, no? Abbiamo fatto i coglioni. Ok. Bene. Vai così. Vai così. Benissimo. 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 Signore, attenzione. Ci stiamo galvanizzando troppo. Infatti. Momento panico lì, attenzione. Attenzione. Bene. Benissimo. Proprio così. Forse lì c'era un demone, ma bene. Occhio qui. Benissimo, benissimo. Ok, argento subito. Ottimo. L'oro a quanto sta? Ma l'oro sta a 29. Quasi oro abbiamo fatto, va bene. Riproviamo, poi troviamo il regalo. Prendiamo l'oro. Vai così. Velocite, velocite, velocite. Prendi la carta. Bravissimo, bravissimo. Questi li dobbiamo prendere però, eh. Bene. Scarta e fai così. Occhio qui. Ok. Stavolta direi ci siamo. La medaglia a quanto sta? Miglioriamo la nostra posizione. 25 secondi. Va bene. Prendiamoci il regalo. Di solito in cima a quelle torri, ma non si vede. Ah, eccolo. È proprio lì. È proprio vicino a... all'arrivo. No, questi ci uccidono adesso. Vabbè, andiamo lì. Quindi è qui. Lì c'è la mano, vedete? Qui dietro di me, no? Lì. E questa è la mano. Bisogna vedere da come ci si passa. Ma il regalo dov'è però? Non è lì. Sembrava lì vicino, invece non è lì. Dov'è? Qui sopra? Eccolo, è lì sopra. Questa ce la teniamo. Così abbiamo due carte, vedete? Una per qui. Uno e due. E ci siamo, signori. Bene. Statua del gatto della fortuna. Potrebbe piacere a Raz. Puoi tagliela dopo aver parlato con lui del paradiso centrale. Ok. Ok, giusto per farvi vedere se qualcuno volesse prenderlo. Piano però, perché mo il record l'abbiamo fatto, non è che... Allora. Ok. Bisogna andare proprio allora. Tenersi le carte fortuna più il più possibile. Quindi tenersi questa, poi uccidere lui, non far esplodere quel barile. Dobbiamo arrivare qui. Ok, salto. Ok. E doppio scatto.
Vedete, è arrivato qui sopra e prendete il regalo. Va bene. Torniamo nel lab. E direi che possiamo salutarci qui per oggi con Neon White, signori. Voi mi raccomando, supportatemi, iscrivetevi, commentate, fate sapere la vostra, magari chi ci sta giocando. Io vi saluto, alla prossima da Xeltros. Ciao!